Allora, sono stato un giocatore di baseball, l'ho anche un po' gestito. Poi ho scritto un romanzo, ho scritto un po' d'aviazione. Ho scritto vagamente di economia e ho anche fondato una religione. Direi che ho tutte le carte in regola per riscrivere lo scibile universale. Io sono Adrian. Io sono Massimo. E questo è Mentecast. Oggi Adrian parliamo di un uomo che dire poliedrico è dire poco e dire fallimentare è dire ancora meno. È un È uno che non uomo. si pone dei limiti, è uno No, che. sky's the limit proprio. Esatto, è uno che non vede ostacoli da nessuna parte. A torto. A torto, sì, non li vede. Vederli non li vede, infatti gli vanno in faccia. E questa è una storia di un uomo che, virgolette, perché è sua frase, riassumere la sua vita in poche pagine è come cercare di comprimere lo spazio. Due punti, non può essere fatto. Però lui l'ha fatto perché alla fine di tutto credo che si sia scritto un'autobiografia, quindi a un certo Perché no? punto. Stiamo Esatto. parlando di Alfred William Lawson. Sì, lui nasce nel Non si è. 1869 e la prima professione che intraprende è quella di sportivo. Lui gioca baseball non particolarmente No, bene, a è dire il vero. brillantissimo. Gioca nella minor league, che non è la major league, cioè E nel. anche la Major League comunque in quegli anni nell'Ottocento No, a sarebbe. fine 800 la Major League credo che fosse il pomeridiano dei lavoratori della fabbrica. Sì, e nella Minor League lui tra l'altro milita nei Boston Bean Eaters, cioè i mangiatori di fagioli di Boston, sì. Sì. Mi fa molto ridere, volevo dirlo. Sì. Ma insomma, non è che ha tutto questo gran successo e quindi cosa decide di fare? Decide che siccome ha visto questo sport, allora questa Sa esperienza perfettamente come sa funziona. assolutamente come funziona lo sport. E quindi si lancia sul lato manageriale, che invece non conosce e Sbaglia di nuovo. in cui ha dei risultati abbastanza mediocri. Fonda non una ma Sì. due E come leghe. vanno queste leghe? Come vanno? Falliscono prima della fine Falliscono. della prima stagione. Bene. Allora, con questa esperienza di sportivo e questa esperienza di manager, L'irriducibile. riesce a costruirsi un trampolino per lanciarsi. Dove? Nel Cioè, nella romanzo, nella scrittura, scrittura. romanzo di fantascienza. E nel 1904 scrive il suo primo romanzo che si chiama Born Again. Born Again, Sì, 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 è sì, sì. una storia abbastanza strampalata e a quanto pare una delle peggiori mai scritte in Sì, assoluto. io ho due Complimenti. recensioni, ho trovato due recensioni che praticamente dicono che è il peggior libro in assoluto, un misto di confusionismo e teorie Sì, c'è bislacche. un cane spirituale, il Sì. protagonista diciamo che vuole ricordare Gesù Cristo, viene lanciato fuori dalla barca Le e lui. iniziali sono le Sì, stesse, JC, vabbè, quindi JC sempre, proprio. che sei un classico. E quindi viene buttato fuori bordo, approda su un'isola dove incontra un mondo bislacco dove lui rinasce e quindi insomma, una serie di metafore poco utili ad avere Il buone testo recensioni. lo potete trovare nella sua interezza nei link in descrizione. Evitatelo comunque, quindi. Bon, non è che va benissimo questa esperienza della letteratura, non è che va benissimo. No, però E quindi. ormai abbiamo imparato a scrivere la A, la B, la C, Esatto, ci e manca la quindi D e questo possiamo. è sufficiente per lanciarsi in un'altra professione su cui non ha nessuna esperienza pregressa, È veramente un che fenomeno. è l'editoria. È l'editoria, Ma lui. l'editoria di che cosa? Rivista specializzata in aeroplani. Oh, è il 1908, lui comincia a pubblicare una rivista che si chiama Fly nel 1910. Non ho capito se cambia nome o una Io rivista ho capito diversa. che cambia Si nome. chiama Aircraft, si chiamerà Aircraft. Il problema, ragazzi, è che il 1908 è a 5 anni di Tanti distanza. così dal primissimo volo mai fatto dall'umanità dai E fratelli come Wright. primissimo volo intendiamo la incredibile distanza di 27 metri. Nel 1908 i voli si contano ancora in metri e in secondi. Un fun fact, nel 1908 le persone che abbiano mai guidato un aereo sono tre. Beh, perfetto. Due sono i fratelli Esatto. Wright. Beh, lui si Affondano. unirà a breve, Sì, perché sì, lui sì. imparerà a pilotare un aereo, Un piccolo perché. aereo per fare una specie di tragitto. Lui ha una visione del mondo futuribile, diciamo ottimista. Lui dice: Sì. si volerà continuamente. Nel futuro si andrà a lavorare in aereo. Alla fine, tutto sommato, questa parte è un po' quella dove ha più successo È nella sua vita. l'unica cosa in cui è successo nella sua vita. Lui riesce a prevedere il volo commerciale, il volo di Il linea volo di linea, il commerciale, trasporto di esatto, per passeggeri. passeggeri. E
E quindi lui si lancerà in questa avventura, perché lui lancerà una sua linea, compagnia aerea. Con un aereo suo, di sua invenzione, esatto. O meglio, con l'aiuto di un ingegnere. Sarà il primo aereo, diciamo, di trasporto di linea di passeggeri, addirittura 18 18 primo, posti. Poi aumenteranno man mano. Sì, il problema però qui è, cioè, gioca anche un po' la sfiga a suo sfavore, perché sì, questo sono due fattori che vanno un po' sicuramente lui fa dei primi voli pubblicitari portando in giro questo aereo, facendo un volo con molte tappe per pubblicizzarsi, e trova molti investitori contenti. Se non che però poi il primo volo, quello vero, il primo vero volo di questo aereo, vede l'aereo precipitare e schiantarsi, quindi sì, bene non benissimo. Sì. Il secondo problema è che siamo nel 1920 e c'è quindi un inizio della recessione economica degli Stati Uniti, e gli investitori anche lì si ritirano per motivi proprio di disponibilità. Anche altri, certo. Esatto. E quindi la sua compagnia aerea fallisce. Quindi sport, ma aspetto manageriale, letteratura, e letteratura di fantascienza anche di grande livello, editoria, aviazione, ma dove ci porta tutto questo? All'economia. L'ovvia conclusione. Come non avete visto arrivare, come che non avete visto arrivarla questa cosa? Era palese, era la conseguenza naturale. E quindi lui comincia, preso un po' male dalla recessione economica che gli ha segato il progetto, comincia a teorizzare tutta una teoria economica, un sistema di cui vi andrò a enunciare alcuni punti chiave. Sostanzialmente, innanzitutto c'è da dire, questa analisi un po' superficiale, però alcuni direbbero che se lo aspettavano. Guarda, però... comunque di più di quello che ha fatto dopo, quindi... Quindi figuriamoci. Mette a punto una teoria che potrebbe suonarvi familiare. Allora, la crisi è fondamentalmente colpa delle banche e della finanziarizzazione dei mercati. Qualcuno... rings a bell? Sì, suona campanello. Rings a bell. Suona campanello. Sì, sì. Questo lo dice anche Stiglitz, però Stiglitz è premio Nobel di economia, non andiamo a discutere. Magari lo dice in altri termini, magari, sì, sicuramente. Magari ha dei numeri. Vuole abolire gli interessi di prestito, vuole rimuovere il controllo della moneta dalle banche, ok? E qui, vabbè, uno potrebbe anche essere d'accordo, non lo so, però insomma... Ah, bene, io neanche lo so se sono d'accordo, perché io un economista non sono, al contrario di questo uomo d'oro qua. No, ci sono alcuni economisti che sostengono le stesse cose. Il problema è che a un certo punto lui introduce un concetto che è quello di sostituire il denaro con una cosa che lui chiama direct credit, che non si capisce, cioè sì, è un credito, un prestito senza interesse, però è più complicato di così, onestamente non sono andato a scavare di più. Noi, informandoci, abbiamo subodorato la possibilità che abbia qualcosa a che vedere con il decadimento del golden standard, quindi dello standard d'oro, cioè il riferimento, il fatto che ci dei sia crediti un... sulla presenza di oro. Che la moneta sia direttamente relativa alla presenza di un valore in oro. Questo è quello effettivo, che però abbiamo capito, ma nessuno di noi ha competenza in materia, quindi tacciamo su questo. Esatto. E non sappiamo dove volesse andare a parlare quest'uomo. Ma ti darò una notizia che non ti aspettavi. Questa teoria economica non va benissimo. No, poverino. Non gli va proprio benissimo. E lui fa una scelta saggia, che secondo me è una scelta saggia. Cioè, si lancia nell'unica cosa che non può fallire per antonomasia. Perché non puoi dire delle cose che sbagliate. Dove? È la religione. La religione è verità, e quando tu dici la verità è verità a prescindere. È un colpo di mano. Alla fine ha trovato il modo di non fallire. Lo spoiler, fallirà anche questo. No, allora, quella che poi passerà alla storia con il nome di losonomy è una specie di legge naturale universale che tocca tutti i campi dello scibile, quindi ma proprio tutto, anche l'alimentazione, la fisica, l'alimentazione, quindi la fisiologia umana, la geologia, ci sono dei parallelismi con Kellogg e il vegetarianismo. Anche io l'avevo notato, ricordiamo a tutti, andate in la puntata su Kellogg, eccetera, eccetera, perché c'è la promozione di uno stile di vita sano. E sì. Ma non solo questo, perché si va a rimescolare in tutto lo scibile della scienza e si cambia quando tutto. Si dice tutto, si dice proprio tutto. Tutto sarebbe, a parte il fatto che a lui i numeri non gli piacciono, dice: questa è verità, la verità deve essere semplice per antonomasia, se non lo capisci non è vero.
No, Lawson, caro. Come no? Non è così? No, non lo so, non lo so, è dibattuto. Resta il fatto che io mi sono andato con grande curiosità a guardare le singole parti di queste leggi. Ci sono una ventina di capitoli sul sito che dopo, vi giuro, dovete per forza andare a guardare, che è meraviglioso. È un fossile di internet, perché è proprio scritto tutto bianco e nero, link grossi così, tutto sottolineato, bellissimo. Comunque, andiamo a vedere un po' di questi principi importanti. Allora, partiamo dalle solite basi. Il punto chiave di tutto è lo spazio. Lo spazio è una cosa data per scontata, cioè è infinito. Questo vuol dire che non ha forma. Se non ha forma e è infinito, è anche impossibile misurarlo. Sì. Quindi la misurazione dello spazio non ha senso e c'è il rifiuto della geometria. Oh, non fa una piega. Dritto come un fu... Non fa una piega, ma dritto... Vai. Fantastico. Vai, sono... I'm on board. Allora, fantastico, ce l'hai. Posso continuare per ore. Sono salito. Vai. Ok. Lo spazio è un presupposto, quindi, che è pieno di materia. Quindi il vuoto non esiste. La materia, solo che essendo ovunque nello spazio, può essere più o meno densa. Un esempio: l'aria ha una densità inferiore a quella della mia mano, quindi la mano, muovendosi, può attraversare l'aria, in vista del fatto che, essendo la mano più densa, può penetrare l'aria. Questo principio si chiama penetrabilità. Attenzione, perché suona un campanellino. Attenzione, perché questa terminologia, vedrete che è ricorrente. C'è un campanellino che suona spesso nelle orecchie del signor Lawson. Quindi questa penetrabilità, quindi, è un altro presupposto di cosa? Del movimento. Ma il movimento con l'energia, come immaginate, non c'entra niente. L'energia sono numeri, quindi non si possono usare. È zero energia. Cioè, numeri sono difficili da capire, quindi non sono veri. Questo è il concetto. Oh, dritto come prima, non ha fatto una curva fino adesso. Infatti contro il primo pilastro è andato. Fantastico, quindi come si muovono? Qual è la causa del movimento? Beh, tutto questo, che è il cardine di tutta la filosofia naturale di Lawson, si rifà a un'esperienza che lui ha fatto da bambino quando aveva 4 anni. Io spero che tu stia mettendo qui lo split screen, perché voglio vedere questa faccia nel video mentre io spiego. Quando lui, perché so dove stiamo andando. Quando lui era bambino, aveva notato che la polvere si poteva muovere in due direzioni: allontanandosi da lui quando soffiava e avvicinandosi quando risucchiava l'aria. Quindi lui dice: tutto il movimento deve essere generato da queste due forze, la pressione e la suzione. Quindi al concetto di penetrabilità aggiungiamo lo spingere e il succhiare. Questo è davvero il fondamento cardine della losonomia. E tutto esiste perché dentro qualsiasi cosa c'è un equilibrio tra la suzione e la pressione. Spingere e succhiare, spingere e succhiare. Aldo, ma no. Questa condizione di equilibrio tra lo spingere e il succhiare si chiama equiverpoise, e tecnicamente un oggetto in questo equilibrio potrebbe anche muoversi all'infinito. Nota che il padre di Lawson era un appassionato di moti perpetui e cercava di brevettare macchine per il moto perpetuo, che però chiunque abbia fatto mezza lezione di fisica di terza superiore sa che non è possibile. Sa che non è possibile, perché l'energia invece c'è. Esatto. Il contrario di questa roba qua. Ma andiamo avanti. Tutto, dicevo, è in equilibrio, perché ha questo stato di equilibrio tra la pressione e la suzione. Anche i pianeti. E quindi la Terra è un sistema fatto di lesetere. Questo è il nome della sostanza di cui è fatta la Terra. Lesetere che viene inviato dal Sole, che entra nella Terra a causa della suzione che questa esercita. Da dove? Dal polo nord. Aspetta, ma quindi se entra dal polo nord, da dove esce? Bravo, da lì. Del polo sud c'è un punto dove il lesetere se ne va, è uscito per pressione. È l'ano della Terra, un ano che lui inviterà a andare a cercare davvero, cioè lui che propone di andare a fare missioni al polo sud per trovare l'ano del pianeta Terra. Tutto questo è bellissimo. E non è neanche finito, perché anche le persone sono... sono delle macchine in cui pressione e suzione coesistono. Aspetta. Chi, nel rapporto tra uomo e donna, chi è che succhia e chi è che spinge? Questo
Lo facciamo scoprire ai nostri ascoltatori. Commentate su YouTube, vogliamo dei poll. No, perché chiaramente è un dibattito aperto. È un dibattito aperto. No, Lawson le idee ce le ha molto chiare. Se andate a leggere lo trovate la risposta. Ma non è tutto qua, perché tra l'altro le persone sono più complicate. Non si limitano a succhiare e spingere come tu credi. Malandrino. Peccato perché nella sua semplicità era molto elegante questa spiegazione. Guarda, di un'eleganza che Umberto Smaila si mette le mani in quei pochi capelli che gli rimangono. Però no, l'ultima cosa che volevo dire della Osomi è che grande mistero della biologia è sempre il funzionamento del cervello, perché la mente ci ha sempre affascinato. Come mai noi ragioniamo, perché negli animali la ragione non c'è. Cioè, non proprio tutti ragionano, ci sono delle persone che quando, no, a quanto stiamo vedendo non è che... Ha una risposta anche per questo. Oh. Lawson dice che nella mente albergano due esseri viventi che si chiamano i Disorgs e i Menorgs, in cui i Menorgs organizzano le idee e i Disorgs le mettono a scompiglio, quindi generando cose come il dubbio, l'ansia, la depressione. Wow. Bello, assolutamente, bello. Anche perché questo, come dicevi tu, stai prendendo in giro, ma tu che teoria hai inventato? Nessuna, quindi... È vero, niente, basta. Ho inventato niente, ma volevo soltanto, gran finale, terminare con qual è quell'equilibrio che la Terra ha per l'uomo. L'uomo può raggiungere uno stato di equilibrio col mangiare sano, con l'esercizio, uno stato che si chiama l'ozone pose, cioè lo stato di pressione e suzione di Lawson, che prende il nome da lui nella sua grande umiltà. Un uomo che dice che in questo modo tu, se segui i suoi insegnamenti, puoi vivere fino a 200 anni. Insegnamenti che per apprenderli ci vuole un po' di tempo. Sono abbastanza sicuro che lui abbia dato diversi esempi di pressione. Non so sulla suzione come se ci sono stati delle clinic, delle conferenze di suzione. Non so, è possibile. Quanto tempo ci voleva per diventare uno che conosce, un conoscitore, diciamo? È un pochettino, perché lui fonda l'università, l'University of Lawsonomy, comprando un edificio, un ex edificio universitario nell'Iowa. Ospita degli adepti. Sì, diciamo. Sì, ospita degli adepti e chiaramente stabilisce un corso di studi, un cursus di laurea. E è un percorso che però, come avrete potuto intuire, siccome è complesso, non solo si paga, ma ne richiede anche un certo periodo di tempo, di impegno. Quanto? 30 anni. Appena. Comunque appena un piccolo prezzo da pagare per diventare un conoscitore. Sì, 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 sì. Ma quanto dura questa vita, la vita di questa University of Lawsonomy? 20 minuti. Relativamente poco, perché sostanzialmente qui, per una questione di una mossa speculativa, la University of Lawsonomy ha acquistato dei macchinari per, tra l'altro, fabbricare delle armi, delle munizioni, una cosa del genere. Per facevano compravendita. Esatto, di hanno comprato dei macchinari per poi rivenderli e farci sopra un profitto. E questa singola cosa, cioè il profitto, è l'unica cosa che ha attirato l'attenzione dello Stato americano, che chiaramente è andato a chiedergli l'ufficio imposta, esatto. Come non eravate no proprio. Esatto, e quindi hanno detto, e quindi qua ci sono delle ci sarebbero delle tasse da pagare, e retroattivamente gli tolgono lo status di non profit e retroattivamente gli attribuiscono tutta una serie di carichi che lui dovrà pagare e che manderanno in fallimento, in bancarotta l'associazione. Si trasferiranno a Milwaukee per un po' di tempo, ma dopo la morte di Lawson, che avverrà nel 1954, sorprendentemente non a 200 anni, no, ma... No! 84. Neanche a metà. Vicino, ma... Lentamente il movimento si dissolve. Io personalmente, in un articolo del 2001 su journaltimes.com, ho trovato un articolo che parla dell'ultima comunità di losoniani nel Kansas. Un fienile tipo, sì, sì, molto, sì, contadinesco. Esatto, erano in quattro, poi alla fine c'è solo una persona. C'è anche un documentario, credo che si chiama The Last of Lawsonian, una cosa del genere. Però onestamente, di tutte le sette possibili, questa è quella un po' meno losca. Perché dai, suzione e pressione credo che sia in tutte le sette, però ci sono anche altre cose. No, tipo... sommato se la cava abbastanza, sì, bene. Vabbè, diciamo che esistono peggiori e mi auguro che ci siano anche i migliori. Ma noi abbiamo uno che di suzione e pressione ne sa qualcosa. Guarda, pressione
suzione. Incredibile. Pensavo che me l'avresti tolto. No, Ursulo no. Ursulo è immortale, era grandissimo. Lui sì che ha l'equilibrio di suzione e pressione dentro di te. Ah, se ce l'ha. Guarda. YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, Spotify, iTunes, tutti questi sono una specie di Power Ranger dell'informazione. Seguiteci, commentateci, coinvolgetevi, e viva! E andate a consultare le fonti che sono abbastanza numerose. Tra l'altro nella descrizione del video troverete proprio dei link diretti ai testi di Lawson. Io nello specifico ho historycollection.co, America's Commercial Airline Inventor, also founded a bizarre cult. Poi c'è chiaramente losonomy.org, che è, come dicevi prima, una perla dell'internet, dove trovate tutti i testi originali, tra l'altro, di Lawson. E poi c'è manlifethemovie.com, dove c'è un documentario che si chiama Man Life, The Last of the Lawsonian. Ok, no, io invece aggiungo soltanto un articolo di Wired, che è quello da cui sono partito, per poi arrivare negli altri siti che hai già nominato, e l'articolo in questione si chiama Fantastically Wrong Lawsonomy. Sono veramente contento che abbiamo fatto questa puntata. È finita, però. Meglio così.